L'ampliamento del comprensorio sciistico di Campitello Matese presto potrebbe divenire realtà, essendo stato finanziato con ben 30 milioni di euro dal contratto istituzionale di sviluppo. Il progetto è stato sottoscritto in prefettura a Campobasso dal premier Giuseppe Conte, dall'amministratore di Invitalia Domenico Arcuri e dai sindaci di Rocca Mandolfi e San Massimo. Per Lombardi e Leggieri si tratta del coronamento di un sogno nato 40 anni fa dalla mente di Riccardo Plattner, che ipotizzò l'estensione di Campitello Matese verso Rocca Mandolfi per la realizzazione del comprensorio del Milotto. Le due amministrazioni sono riuscite a fare sintesi mettendo da parte il campanile per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il superamento delle iniziali incomprensioni ha concesso al progetto di giungere sulla scrivania del Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo ha valutato positivamente. Anzi, tra le iniziative presentate, l'ampliamento del comprensorio sciistico di Campitello è risultato il progetto più rilevante in termini economici, nonché di valenza strategica. Infatti il finanziamento avrà ricadute positive sia sul piano occupazionale, sia sull'indotto che questo si propone di realizzare. La progettualità prevede infatti interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture esistenti sul pianoro di Campitello Matese, nonché l'ampliamento sul versante di Rocca Mandolfi con nuovi impianti e piste da sci, oltre alla realizzazione di un impianto di innevamento tecnologicamente avanzato, giungendo così ad un innalzamento della stazione sciistica e quasi al raddoppio dei chilometri esistenti, al fine ultimo di modernizzare il comprensorio, rendendolo capace di competere con altre stazioni sciistiche alpine. Ampliamento ed innalzamento sono i punti cardine della business strategy messa in atto dai due sindaci. Ampliamento significa maggiore scelta, saper rispondere alle esigenze dei diversi target di clientela, incrementando la soddisfazione e la fidelizzazione di quest'ultimi. L'innalzamento degli impianti, che toccheranno quota 2000 metri di altitudine con studiata esposizione a nord, permetterà un prolungamento temporale della stagione sciistica invernale, andando a contrastare l'attuale problematica dell'aumento delle temperature dovute al cambiamento climatico, alla quale sono soggette le stazioni sciistiche nate a 1400 metri. Tra gli interventi è inoltre prevista l'introduzione di una telecabina che permetterà una connessione circolare tra i due comuni montani, tali da potenziarne il collegamento riducendo i normali tempi di percorrenza, sfruttando la capacità di queste ultime di superare i dislivelli tipici del territorio. Bisogna inoltre sottolineare la totale ecosostenibilità degli impianti, che avranno un basso impatto ambientale, evitando qualsiasi modifica degli equilibri naturali ed andandosi ad integrare perfettamente con il territorio circostante.